Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Nier Replicant e io sto registrando ovviamente subito dopo la puntata di introduzione che abbiamo avuto la scorsa volta. Quindi siamo nei panni di questo giovane ragazzo che adesso deve svolgere delle missioni, e come potete vedere le missioni vengono indicate nella mappa con quella enorme X rossa. Quindi ora abbiamo il permesso di poter andare a caccia e quindi andiamo. Oggi Devole e Popolo sono venuti a trovarmi, mi hanno persino cantato una bellissima canzone, credo proprio che mi esiciderò anch'io. Vabbè, e niente, non riesco a leggervi tutti i dettagli. Ok, per la prima volta stiamo affrontando la mappa aperta. Ecco qua. Aggancio. Vabbè, io l'ho già fatto automaticamente. Premi il tasto centrale R per impostare un nemico vicino come bersaglio. Muovi R a destra o a sinistra mentre agganciato per cambiare bersaglio. Quindi, prendiamo la carne di montone. Avvicinati al corpo e premi A per raccogliere i materiali utili. Esatto, una sorta di carving, no? Come in un qualsiasi gioco di ruolo che si rispetti. Niente, in questo caso lana, quindi non è ciò che ci interessa. Montone, perfetto. Abbiamo la carne di montone. Montone, ok. Tra l'altro, montone dissanguato qui. un po' strana come... Oh! Vedete, le ombre tra l'altro non possono stare al sole. Subiscono danno costante se stanno al sole. Infatti vedete, rimangono praticamente in disparte lì. Nell'ombra, non si avvicinano. A meno che poi, esatto, si avvicinano e tornano indietro. Proprio per questo loro... per questa loro cosa. Vecchio libro scolastico. Non immaginavo ci fossero ombre a piede libero nei paesi del villaggio. E invece, a quanto pare, sì. E c'è un particolare di queste ombre. Sanguinano. Avete notato che quando vengono colpite sanguinano? Quindi che vuol dire che queste ombre sanguinano? Un'ombra non dovrebbe sanguinare in teoria, no? Eppure queste ombre sanguinano. Ascattaio. Ora puoi acquistare, ok, qui possiamo acquistare le robe. Allora, dobbiamo acquistare le erbe medicinali per la missione ovviamente di Popola. Io ne prenderei due in più, che schifo non fa. E qua come potete vedere abbiamo praticamente le mappe. Quindi io queste mappe le prenderei. Qui purtroppo possiamo vendere i libri scolastici per farci la mappa. Yes. Perché così prendiamo già le mappe che ci interessano anche per dopo. Ok, possiamo tornare da Popola. Abbiamo compiuto la nostra missione e quindi possiamo andare. Se ci sono parti da tagliare, se ci sono robe strane, sicuramente le farò in montaggio video, quindi non vi preoccupate. Per il momento lascio tutto com'è, perché è anche bello girare. È da un sacco di tempo che volevo rigiocare Replicant.
Nessun albero merita di essere triste. Ecco, questo è il messaggio della volta scorsa. Cioè, mi era venuta proprio voglia di rigiocare Replicant. Perché ultimamente mi stavo guardando... Cioè, ultimamente stavo giocando Nier Reincarnation su Android e stavo anche guardando un po' Nier in generale, quindi... Quindi diciamo che lui, almeno questo protagonista, no, è un tuttofare del villaggio. Fa dei piccoli lavoretti, fa delle consegne, soddisfa alcune richieste di Popola e Devola. E poi semplicemente bada a sua sorella in questa casa. Quindi basta, tutto abbastanza normale, sembrerebbe dire, no?昨日ポポルさんに月の涙の伝説を聞いたよ。月の涙?花の名前だよ。その花を見つけるとお金持ちになれるんだってさ。月の涙を見つけたらヨナの好きなものを何でもお腹いっぱい食べさせてあげる。ヨナ、病気が治るお薬が欲しいな。うん。どんな病気だって治す薬も買えるよ。 ヨナ、どうかした？うん、なんでもない。おやすみなさい。じゃあ、今日もポポルさんのところに行ってくるよ。今日はおとなしくしてるんだよ。 E promettimi, tra l'altro, no? Messo in corsivo per sottolineare il tono quasi autoritario in questo caso del fratello, no? Allora, ritorniamo dalla nostra mommy Popola. Voglio cucinare delle prelibatezze per Joe. Ho in mente una nuova ricetta segreta. 4 febbraio. Però notate che tutte le date non hanno l'anno. Strana questa cosa, eh? Kyōmo nanika tetsudaeru koto arimasu ka? Aru ni wa aru nda kedo. Chotto taihen na oshigoto nano yo. Daijoubu. Makasete. Hontou ni? 北平原の橋が壊れているのは知っているかしら。うん。柱が腐って落ちちゃったんだよね。その橋を大工職人さんたちが修理していたんだけど、そこに運悪く、え?あんなところにも魔物が? Vedete? C'è sempre il sole là, come ad identificare il fatto che per l'appunto le ombre non vanno dove c'è il sole. え、曇っていたから 魔物も活動できたみたい。そのうちの大工さんが一人大怪我しちゃったの。それでみんな身動きが取れなくて。僕が魔物を倒してきます。でも危ないわ。大丈夫。僕は剣の腕だって鍛えてるから。村の誰にも負けないくらい強いんです。昨日だって村の入り口にいた魔物を倒したんだ。そう。 本当に大丈夫なの? 任せといて!
Ok, quindi occupiamoci di queste ombre. Il ponte si trova praticamente nella stessa zona dove abbiamo preso... Ok, mi era saltato l'audio, stavo dicendo... Il ponte si trova esattamente dove abbiamo preso la carne di Montone. Non ve l'ho fatto vedere e non ci sono andato di proposito proprio per questo motivo. Ma adesso ci possiamo andare, ovviamente. Allora, dirigiamoci verso il ponte, che è praticamente quello lì in fondo, e vediamo che succede. Grazie. Oh. Ah, che bello, mi mancavano fare i parry. Mi mancava fare i parry qui. Questo è il metodo per eliminarli praticamente subito. Perché loro rimangono a terra. Tu fai l'attacco e li ammazzi. È anche un metodo per speedrunnare il gioco in realtà, eh. Bene, dovrei aver finito. Ora le ombre ci lasceranno in pace per un po'. Sei sicuro? Ovviamente le finiscere a terra sono molto, molto comode, anche se non si potranno fare sempre. Il numero di nemici che si andrà ad affrontare sarà sempre più grande, quindi si tenderà di più a schivare piuttosto che fare i parry. Allora, ritorniamo dalla nostra mommy. Ovviamente faccio la schivata perché così si imposta poi la corsa più veloce, non per altro. Ah, okaeri nasai. Tadaima. Daijoubu?怪我はない。大丈夫だよ、ポポルさん。あなたが出た後、すごく心配になって。やっぱり頼むんじゃなかったって。平気だよ、ポポルさんは心配性だな。無事で本当によかった。そうそう、大工さんたちがあなたにお礼ですって。あ、ありがとう。これでヨナちゃんに美味しいものでも食べさせてあげて。 アルティミーレペッツィドラーティ。そうだ。ヨナちゃんって言えばお昼にここに来たわ。え、ちゃんと寝てろって言ったのに。まあまあ。なんだか私に聞きたいことがあったみたいよ。聞きたいこと？外の世界の話を聞きたがってたわ。村の外の？そう。なんだか熱心に聞いてきて。ああ、また変な本を読んで 変な興味持ってないといいんだけど。もちろん村の外に出ちゃいけないって言っておいたから。よかった。早く帰ってあげて。ヨナちゃんも心配しているわ。うん、ありがとう。come al solito la sorella un po' dispettosa, no? Che non
che non ascolta quello che le diciamo e che quindi se ne va un po' a zonzo. Ok, andiamo a vedere. Cosa ha combinato? Sentite anche il cambio di musica. Quanto è bello. Yona? Doko itchatta ndaro? Mada toshokan ni iru no kana? Cioè, sentite il cambio di musica. Come cambia, quanto è bello. Mamma mia, a me queste cose mi fanno impazzire letteralmente. Voi non avete idea. Non sembra essere in biblioteca, però. Koko ni wa inai mitai da na. Popol-san ni kiite mio. Andiamo a chiedere alla mommy. Popol-san, Yona ga ie ni inai desu. Eh? Nani ka kokoro atari wa nai desu ka? Ohiru ni koko ni kite kara wa mikakete inai kedo. その時何か言ってませんでしたか？そうね。月の涙が咲いている場所を聞かれたわ。昔は石の神殿のあたりに咲いていたっていう話をしたんだけど。月の涙の話を。あ、そんな。え、まさか。どうしたの？昨日月の涙を見つけるとお金持ちになれるって言い伝えの話をしたんです。え？それで何でも治す薬も買えるかって聞かれて。じゃあヨナちゃんは？まさか探しに行かなきゃ。石の神殿は東門から行くしかないわ。ありがとう。Esatto, lui raccontandole quella storia ha fomentato. 東門に行ってみよう。Ha fomentato, no? La ricerca da parte della sorella delle lacrime lunari. La porta orientale è questa, ovvero l'altra zona che ancora non eravamo riusciti a vedere. E che quindi finalmente possiamo vedere. Allora... Il nastro di Yona. Yona, まさか本当に石の神殿に行ったんじゃ。Già. È letteralmente andata verso il santuario. Altra host, nuova host. Ragazzi, qui si sentiranno delle host che... Aia! Aia! Madonna mia! Pezzo di infame! Che belle ste host, mamma mia. Io me le ricordavo perché comunque le host di Nier me le ricordo, ma... Mamma mia. Che bellezza. が崩れてて先に進めないぞ。まさかヨナはこの隙間をくぐったのかな。他に先に進める道を探そう。
Ovviamente dalla mappa si vede che è tutto un corridoio in questa zona, quindi non c'è pericolo di perdersi o altro. Benvenuti al santuario perduto. Le casse ovviamente si possono distruggere. E qui ci troviamo praticamente dietro la frana. Anche le inquadrature, ragazzi, guardate che inquadratura stupenda. Altra host. Ovviamente faccio il giro per prendere tutto ciò che c'è dalle casse e poi saliamo. Mappa del santuario perduto. Quindi avevamo la mappa della strada del santuario, ora abbiamo anche la mappa di questa zona. Mi ricordavo ci fosse una cassa qua, no? Eccola. Chiave di bronzo. Esatto, questa ci serve per dopo, ma da qua non ricordo se potevamo andare, no? Che tanto la chiave di bronzo dovrebbe aprirmi questa porta. Tra l'altro, una piccola curiosità che ovviamente vi posso dire, dato che non è uno spoiler né niente, è che le parole che vengono utilizzate nelle canzoni che si ascolteranno ovviamente durante tutto Nier sono un insieme di tedesco, francese e inglese, che però creano una lingua tutta loro, che non esiste, però è l'insieme di queste lingue.
Altro notate anche la schivata fatta nel momento giusto permette di andare praticamente dietro all'avversario. Un po' come Roxas in Kingdom Hearts 2 quando affronta i nessuno, no? Se ci fate caso. Aia. Io se non ricordo male, qua dovrebbe esserci un'arma forse. Anche perché saranno importanti le armi. Però forse non erano qua. Eccola, mi sa che era questa, vero? Esatto. Spada una mano, pugnale del Nirvana. Ecco, vedete, ci sono praticamente... Peso normale, potenza d'attacco 106. Quindi leggermente più forte. Certo, il fatto di essere un po' più pesante e un po' più lenta nei movimenti. Thank you.
Sono anche abbastanza semplici i Perry. Ovviamente questi piccoli, diciamo, fare la finisher è quasi uno spreco di tempo. Quelli grossi già è un bel risparmio di tempo in realtà. Sì, caro, si può uscire da là, ma noi non dobbiamo uscire. Almeno non ora. Esatto. Ah, mi ricordavo che qua ci fosse un'altra cosa. Invece no, ok. Mi ricordavo ci fosse qualcos'altro. Tutte erbe medicinali che però non mi interessano, quindi va bene. Siamo quasi alla fine di quest'altro episodio. Doppio salto, sì, perché possiamo fare il doppio salto. Anche perché non vedremo cosa succederà oggi. Lo vedremo nella prossima volta. Esatto, noi ci fermeremo qua, in questa cassetta delle lettere. La prima erba antidoto, quindi... una vasca da bagno addirittura. Sembra quasi strano, no? Una vasca da bagno in un tempio. Cioè, come può essere che ci sia una vasca da bagno in un tempio? Esatto. Ci sono ovviamente anche gli enigmi da risolvere all'interno del gioco. Quindi se ci saranno degli oggetti che potranno essere spostati, notate qui che ci sono delle striature sul terreno, potranno essere trasportati per l'appunto verso queste striature sul terreno. Quindi posso trascinare, per esempio, fino a qua. Poi, successivamente, verso di qua. Esatto.
E qui siamo giunti all'ingresso di questo tempio che nasconde qualcosa, a quanto pare. Qui vabbè, qui si ritorna indietro. Sì, vabbè, la strada, sì, tecnicamente per tornare indietro. Vabbè, quindi possiamo salvare. E ci vediamo alla prossima.